Buonasera, è sabato, sono le 7:30. Vado a struccarmi, fare la doccia, metto in pigiama e poi iniziamo a preparare la pizza per cena. Stasera ho preso una pizza di quelle fresche, diciamo. Trovano nel banco frigo, non è surgelata. Ok, doccia fatta, pigiama messo. Andiamo a preparare le pizze. Allora, iniziamo a preparare la mia pizza, che ci ho messo tutto praticamente. Me la farò ai formaggi. Ho un po' di formaggi qui, ho il gorgonzola, la scamorza affumicata e l'emmental. Ovviamente ho preso anche la mozzarella per pizza. Io comunque mi ricordo la prima volta che ho preso una pizza qui, non qui a Viareggio, in realtà eravamo a Tonfano dove lavoravo, avevo trovato lavoro in un albergo a Tonfano, io e il mio ex fidanzato all'epoca, che io avevo, vabbè, 19 anni. E noi, vabbè, si mangiava la sera in albergo, si mangiava tutti insieme noi del personale prima del servizio, quindi verso le 7 si mangiava. E dopo il servizio, tra una cosa e l'altra, alle 10:30, 11, uscivamo a fare un giretto e avevamo fame. Quindi andiamo a prenderci una pizza. Noi avevamo questa abitudine di guardare il pizzaiolo mentre faceva la pizza, che forse non è una cosa che si fa tanto qua, ma giù in Puglia noi, a parte, vabbè, eravamo anche amici con i pizzaioli, quindi avevamo questa abitudine comunque di metterci lì al bancone a guardare il pizzaiolo fare la pizza. E abbiamo fatto la stessa cosa qui in questa pizzeria. Io ho preso una quattro formaggi, che era la mia pizza preferita, una delle mie preferite quantomeno. Sono rimasta scioccata quando ho visto che si è abbassato, ha preso un barattolo di latta così, ha preso una crema e l'ha spiattellata su sta pizza. E io così, quelli sarebbero i quattro formaggi. Infatti sapeva di formaggino. È stato un trauma prendere la pizza di quattro formaggi. Infatti sono poi sempre stata titubante nel riprendere la pizza di quattro formaggi, ma ovviamente lì è stato un caso. C'è chi la fa e ci mette realmente i formaggi. Vabbè, comunque, chiuso aneddoto, pizza traumatica. Iniziamo a preparare la mia pizza. Houston, abbiamo un problema. Stavo leggendo qui dietro le istruzioni e già che ci hanno letto gli ingredienti, c'è il lievito di birra, non c'è il lievito madre. Ma porca miseria. Andrà bene lo stesso. Qui c'è scritto che è stata fatta lievitare per 48 ore. Forse quello conta. Oddio, avrei dovuto leggerlo prima. Ma non lo so, davo per scontato che fosse con lievito madre. Passerò la notte in bagno? Lo scopriremo. Con Hop di sottofondo che beve, vi faccio vedere la pizza. Ci ho messo la mozzarella per pizza, scamorza affumicata, emmental e gorgonzola. E niente, speriamo bene. E comunque sono le 20:20, così per la cronaca. Pizza pronta, buon appetito. Sono 9:30. Ne ho mangiata solo metà di pizza perché ho paura. Sentite una musichetta di sottofondo e il computer di Marco, cioè tiene l'audio a palla, viene dalle cuffie l'audio. Mi stavo addormentando di nuovo, come si fa ad avere tutto questo sonno? Ce l'ho fatta, nonostante il sonno che avevo, sono riuscita a montare il video. Infatti ora mi sono un po' ripresa anche. E vado a fare le ultime cose, pulisco la tabletta, ovviamente. Qui c'è Olaf, più giù c'è anche la Pepper, lì c'è Pino e la Lola è sulla sedia, pronta per la nanna. Buonanotte. Buongiorno, è domenica, sono le 8:20, stamattina ho dormito un'oretta in più. Andiamo a farci il caffè, poi ci prepariamo, andiamo a fare colazione. Se ci fosse una bella giornata potremmo anche fare perlomeno una passeggiata, ma vediamo com'è il tempo. Sono pronta, penso così vada bene.
bella temperatura. È anche uscito un raggio di sole, ma non so comunque se faremo la passeggiata. Una processione di Terranova. Abbiamo op che mangia. Dopo colazione abbiamo fatto giusto due passi in passeggiata perché volevo andare da OBS, ma era ancora chiuso perché apre alle 10 la domenica, quindi abbiamo fatto giusto due passi e abbiamo visto il raduno tipo dei Terranova. E poi appunto sono andata da OBS perché volevo riprendere l'eyeliner, questo qua, 24 Ever Ink Liner Intense Black. E poi ho voluto prendere anch'io questa famosissima crema Magic. Praticamente è una crema viso multifunzione che, come per magia, donerà al tuo incarnato un aspetto sano in pochi secondi. La formula contiene pigmenti che si adattano a tutti i tipi di carnagione e offre una copertura leggera. Conferisce alla pelle un colore impeccabile e un effetto opacizzato, oltre a essere dotata di un'azione idratante e di un fattore di protezione SPF 10. La volevo troppo provare anche perché penso sia perfetta per me, visto che non uso fondotinta, per appunto leggermente uniformare. E poi c'è anche la protezione solare, anche se bassa, però 5 euro, piccolina, però sono 30 ml. Poi siamo passati alla COP e ho preso le focaccine. Ho ripreso questo perché quelle del Tanni sono veramente enormi. Pancetta di Mopur, due pacchettini. Ora beve, giustamente ha mangiato. Poi ho preso due zucchine. Ho preso anche questi burger di Mopur, gusto saporito. Puoi uscire. Cioccolata con la granella di nocciole. Poi Marco ha preso il mix di funghi e lui si fa il risotto a pranzo. Io invece ho mezza pizza di ieri. Sono quasi le 11. Nel frattempo, fortunatamente, sono venuti ad aggiustare l'ascensore. Speriamo che duri un po' di più questa volta. Vado a cambiarmi, do una pulitina veloce e poi basta. Hai dato una pulita veloce a casa, poi abbiamo portato fuori i cani. Ora rimetto le ciabatte e mangiamo. Ho mangiato la mia mezza pizza e poi sono andata a ritoccare il rossetto e mi è venuto in mente di mettere la tinta labbra di Chiclem, che non so perché non uso mai, ma è bellissima. Questo marrone bello scuro. E già che ci siamo, vorrei provare anche la cremina di Essence. Non so se si vede un po' di differenza tra qui e qui, forse più leggermente più uniforme. E ne ho messo proprio una goccia che secondo me comunque è sufficiente. Comunque secondo me è molto carino come effetto, molto molto naturale. Tanto comunque la crema uno la mette comunque, perlomeno io la mattina un po' di crema la metto sempre, perché dopo che mi lavo la faccia ho la pelle che tira. Che dite? Comunque io ho avviato la lavastoviglie. Come potete vedere c'è ancora il piatto lì di Marco e di nuovo ho lasciato la bottiglia del tè lì e lì resteranno. È una cosa che veramente non sopporto, il fatto che venga lasciata la roba in giro, dando per scontato che ci sono io che passo e metto a posto. Ieri sera di nuovo aveva lasciato la bottiglia del tè lì, l'ho lasciata lì fino a stamattina e ho dovuto mettere il tè in freezer poi perché era caldo. Infatti ho detto così impari, ma evidentemente no,
non è servito. Lo lascio lì, anche se mi dà estremamente fastidio non mettere a posto. Comunque, io ora faccio un po' di meditazione, poi vado da Franci e ci guardiamo One Piece. Adesso vorrei finalmente, perché saranno almeno 3 anni che devo fare questa cosa e ho sempre rimandato, devo sistemare, ricucire questa, non so se si vede, si è scucito un po' appunto qui la cerniera, questa felpina qua che è troppo carina col cappuccio. Siccome io non sono brava a cucire, però fino a fare una piccola cucitura per rammentare qualcosa ci arrivo. Però è una cosa che veramente odio fare. E stamattina l'ho vista di nuovo nell'armadio e ho detto ok, basta, la tolgo dall'armadio, almeno questa volta mi impongo di sistemarla. Ho preso il barattolo del cucito. Purtroppo non ho preso queste abilità dalla mia mamma, che lei era bravissima a cucire, lei sapeva proprio fare i vestiti. Mi ricordo un anno per Carnevale mi ha fatto lei un vestito da fatina, veramente molto bello e originale perché era unico. Anche molto brava con l'uncinetto, faceva delle cose veramente belle. Io non ho preso queste abilità, ho preso anche questo, ho preso da mio papà, oltre all'aspetto, tutti mi dicono che sono la copia di mio papà, oltre a quello ho preso anche la passione, diciamo, lui dipingeva. A me piace, non sono bravissima, però mi piace quadri, tatuaggi, e quando ero piccola mi piaceva tantissimo disegnare. Comunque, detto ciò, io cercherò di sistemare questa felpina così finalmente ricomincio a usarla. Sto facendo la maschera. Prima ho fatto 10 minuti con la luce rossa, ora faccio 10 minuti anche con la luce gialla. Ore 18:40, io direi che è ora di fare la doccia. Prendiamo il pigiama e doccia. Ok, ho docciata, pigiamata, adesso vado a preparare qualcosa per cena, ma noi continuiamo la serata nel video di domani. Vi ringrazio tantissimo della compagnia e appunto ci vediamo domani.